Voi buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Continua la decrescita della curva dei contagi nella nostra regione. I contagi sono tornati addirittura ai numeri di ottobre, quindi è in arrivo la riconferma della zona gialla. Facciamo il punto con Valentina Bearzi. Numeri sempre in miglioramento per quel che riguarda il Friuli Venezia Giulia. Nonostante un lieve aumento dell'indice RT, i dati confermano la permanenza in zona gialla anche per le prossime settimane. L'RT sale infatti a 0,78, era 0,71 la scorsa settimana, ma il rialzo si spiega con un calo dei contagi meno marcato rispetto alle scorse settimane. Ovvero, i nuovi casi continuano a calare, ma in maniera meno drastica rispetto al periodo preso in esame in precedenza. Il valore dell'incidenza è di 65 contagi su 100.000 abitanti, ancora non sotto i 50 che porterebbero alla cosiddetta zona bianca, ma manca ormai poco. La percentuale dei contagi conferma il trend, meno 26%, la scorsa settimana era meno 23,3. Da 1.314 a 966 i numeri totali dei contagi, per la prima volta sotto i 1.000 da ottobre. Il totale dei tamponi positivi è sceso dal 7,1% al 5,2%. Si riducono inoltre anche i focolai attivi, da 698 a 569, così come i nuovi cluster, da 190 97 a 108. Le note positive arrivano anche dagli ospedali. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è pari al 19%, sostanzialmente immutato rispetto al 18% di 7 giorni fa, mentre quello delle aree mediche scende al 16% dal precedente 21. Tutti i numeri che porteranno alla conferma certa della zona gialla anche per le prossime due settimane. Intanto nel pomeriggio di oggi sono stati aperti in regione altri due centri vaccinali, uno a Muggia e uno a Cormons. Nel centro collinare il nuovo servizio servirà anche ai cittadini dei comuni limitrofi, come ha sottolineato il sindaco. Si chiude un cerchio per Cormons con l'apertura di questo punto vaccinale? Assolutamente sì, nel senso che a Cormons c'è già un centro tamponi che verrà trasferito anch'esso presso questa azienda sanitaria, unitamente proprio al nuovo centro vaccini. Qua fuori abbiamo approntato la zona del triage, grazie all'intervento della protezione civile e grazie all'aiuto dell'amico sindaco di San Giovanni che ci ha prestato il tendone. Forniamo una serie di servizi alla cittadinanza che è completa per quello che concerne il discorso Covid. Potranno beneficiarne non solo i cittadini di Cormons, ma anche degli altri comuni del Coglio, dell'area. Questo è una cosa importante, sì, il centro è qui, però di fatto interesserà tutti i comuni limitrofi, non solo della provincia di Gorizia ma anche della provincia di Udine, perché ricordo non ci sono limiti da un punto di vista territoriale, quindi basta semplicemente prenotare attraverso il CUP o semplicemente via web. In questi giorni la regione sta discutendo anche delle nuove linee guida per le visite nelle case di riposo e nell'RSA. A Cormons com'è la situazione? Voi vi siete distinti nella gestione delle case di riposo perché non avete avuto casi di Covid? Esattamente, tutti gli ospiti, abbiamo due case di riposo a Cormons, una gestita direttamente dal comune, la Ciase, e una gestita dal convento delle suore e quindi gestita direttamente dal privato, no? E in questo caso abbiamo avuto la bravura e la fortuna di avere due case di riposo totalmente Covid free fin dal principio. Non c'è mai stato un caso di focolaio, non c'è mai stato un caso di contagio per nessuno degli ospiti del territorio, perché voglio anche ricordare che qua ospitiamo un centro, un RSA Covid, quindi al tempo ci siamo resi disponibili per dare una mano alla regione e la regione, devo dire, che ha contraccambiato, insomma, portando dei servizi importanti, a dimostrazione, insomma, che la giusta collaborazione c'è, la volontà di creare comunque dei servizi utili per il territorio c'è, ci sono tutte le valutazioni del caso per una riapertura pian piano, insomma, di modo tale da poter tornare comunque il prima possibile a una sorta di normalità. Campagna vaccinale che sta davvero accelerando e si sta espandendo sul territorio. Dalle 9 di domani saranno aperte le agende per la campagna vaccinale territoriale per i distretti sanitari di Gemona e di Tolmezzo. Nel dettaglio, perché per quel che riguarda il Tolmazzino, sono 5 i presidi vaccinali: Ampezzo, Ovaro, Paluzza, Paularo e Tolmezzo. Per il distretto di Gemona sarà potenziata l'offerta garantita presso il centro commerciale Le Manifatture, aprendo anche il sabato mattina. Inoltre è in programma l'apertura di una nuova offerta al poliambulatorio di Tarvisio. Tamponi e Green Pass per agevolare la ripresa anche del turismo. Grado vuole andare incontro ai propri ospiti allestendo un nuovo punto tamponi nei pressi della farmacia comunale. Ne abbiamo parlato con il sindaco. Per quanto riguarda l'isola di Grado, in questo momento è già attivo un servizio tamponi sia per quello che riguarda gli antigenici, i cosiddetti tamponi rapidi,
che i molecolari, e questo viene eseguito da un operatore privato, stiamo parlando della clinica Sant'Eufemia di Via Fiume, il servizio è già operativo e disponibile. Dopodiché verrà istituito un nuovo servizio, questa volta in capo all'azienda speciale Farmacia di Grado, che grazie alla collaborazione di GIT e della Protezione Civile vedrà l'installazione di un'apposita tenda, diciamo di un gazebo, posta in modo limitrofe rispetto alla farmacia, in cui anche lì una, mi sembra due volte alla settimana, su prenotazioni verranno eseguiti dei tamponi. Chiaramente poi andremo a calibrare l'erogazione di questo servizio anche in ordine a quella che sarà la domanda, no, di questi tamponi che ancora noi non conosciamo. Per quanto riguarda invece il Green Pass, l'assessore Riccardi ha detto una cosa molto seria e sensata: finché non sciogliamo la questione legata alla privacy, non ne veniamo fuori, perché sono dati nella disponibilità della persona. Quindi da qui ad arrivare ad una Green Pass, insomma, il percorso pare abbastanza ardito. Io auspico che si possa arrivare a questa forma di passaporto per la sicurezza, voglio dire, di tutti. Ecco. Spostiamoci ora in Veneto. I primi numeri della cabina di regia indicano un RT a 0,95 e un'incidenza di 97 su 100.000 abitanti. A preoccupare è il dato RT, non dobbiamo abbassare la guardia ma seguire in maniera scrupolosa tutte le indicazioni. Così oggi in conferenza stampa l'assessore alla sanità Lanzarin, che ha sostituito il presidente Zaia. Oggi, voi sapete, è anche giornata in cui noi abbiamo i primi numeri per quanto riguarda la cabina di regia che ci sarà domani, che quindi ci darà la classificazione delle regioni rispetto alle varie aree, quindi numeri che poi saranno comunque confermati dalla cabina di regia che c'è il venerdì. I numeri che la nostra prevenzione ci ha fornito sono un RT del 0,95, 9,5. 0,95, incidenza 97 su 100.000 abitanti, quindi questo è un numero buono, e l'occupazione ospedaliera 15% sia per le terapie intensive, il 15% anche per l'area non critica. Sapete che lì il delta è 40% per l'area non critica e il 30% per le terapie intensive. Mentre il dato, e lo diceva adesso sentendo anche il professor Pallù, dell'RT è un dato che ci preoccupa, ci deve far preoccupare, ma al tempo stesso anche quindi porre tutte le dovute attenzioni e ricordare che i nostri comportamenti sono fondamentali, perché è chiaro che le misure che noi dobbiamo mettere in atto proprio per riuscire a avere parametri di questo tipo sono misure che passano attraverso i comportamenti e la responsabilità dei singoli individui, quindi distanziamento sociale, utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani. Vorremmo che in questi giorni, che ci sono ancora alcuni posti liberi, andassero a prenotarsi, o comunque sapete, insomma, la vaccinazione non è obbligatoria ma è facoltativa, ma facciamo ancora quindi questa call per gli over 60, perché nei prossimi giorni, ma lo faremo insomma al momento opportuno, probabilmente, vista la situazione, inizieremo anche a aprire per la categoria inferiore, quindi per l'altra categoria, quindi i cinquantenni, 50-59, ma ne daremo comunicazione, quindi facciamo ancora questo appello a tutti i cittadini, insomma, che ancora non si sono prenotati, dicendo che c'è la possibilità di prenotarsi e quindi di farlo. La cronaca: i carabinieri della compagnia di Udine hanno individuato e denunciato due gruppi di truffatori che avevano raggirato due friulani che, dopo aver messo in vendita online una stufa e un salotto, si sono visti ridurre i conti bancari rispettivamente di 2.900 e 1.200 euro. I due truffati, un uomo di 58 anni e una donna di 54, sono stati convinti a recarsi a uno sportello bancomat e a versare su delle prepagate le somme di denaro, credendo al contrario di farsi accreditare le cifre pattuite per la compravendita. Le denunce sono partite nei confronti di un primo gruppo di quattro persone, composto da un cittadino sardo di 33 anni, un trevisano di 37, un indiano di 24, residente a Roma, e un piemontese di 31, e di un secondo gruppo di altre tre persone, due campani di 44 e 23 anni e un indiano di 30.
La polizia del commissariato di Cividale del Friuli e la divisione polizia amministrativa della questura di Udine hanno notificato ieri due provvedimenti di sospensione temporanea dell'attività emessi dal questore di Udine nei confronti di due titolari di esercizi pubblici della cittadina ducale che nei mesi scorsi sono stati sorpresi a somministrare alcolici a minori di 16 anni. Uno stop di 15 giorni è stato applicato nei confronti di un bar in cui tra l'estate e l'ottobre scorso, secondo quanto appurato dai poliziotti del commissariato, si sarebbero verificati più episodi di somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Nel locale erano intervenuti in precedenza anche polizia locale e carabinieri della città ducale per schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica. Si recava ogni giorno in Slovenia con la sua bici elettrica per fare rifornimento di droga. Si tratta di un uomo di 34 anni di Gorizia che aveva escogitato questo sistema per non attirare l'attenzione. I suoi movimenti ripetuti sono stati tuttavia notati dagli agenti della questura che lo hanno scoperto e denunciato. Il 34enne, che è gravato da diversi precedenti specifici e un anno fa era stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale del questore di Gorizia con divieto di far uso di apparecchi di comunicazione, si avvaleva della complicità di un amico che svolge attività di lettura contatori elettrici guidando un furgone a noleggio. Un cittadino rumeno di 44 anni è stato arrestato dalla polizia di Udine con la collaborazione dei colleghi austriaci in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso a giugno 2019 dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste. Deve scontare una pena di 2 anni e 3 mesi e 18 giorni emessa a seguito delle condanne dei tribunali di Udine e Venezia e delle corti d'appello di Bologna e Venezia per diversi reati commessi tra Tarvisio, Mestre e Modena fra il 2006 e il 2015. Oggi a Medea sono stati celebrati con una cerimonia ridotta a causa Covid, ma comunque sentita, i 70 anni dell'Ara Pacis Mundi, monumento in cui sono conservate le zolle di terra dei cimiteri di guerra d'Italia e non solo, per ricordare i caduti di tutte le guerre. Sentiamo. Oggi 70 anni dall'inaugurazione dell'Ara Pacis di Medea, un'occasione anche per parlare dei lavori di riqualificazione che sono stati eseguiti recentemente. Il messaggio che voleva lanciare chi ha avuto l'idea dell'Ara Pacis era un messaggio ancora più profondo, che era quello di trasmettere alle nuove generazioni l'importanza degli alti valori civili che sono quelli della fratellanza e della solidarietà tra i popoli. Nell'ultimo anno l'Ara Pacis è stato interessato a grandissimi lavori di restauro che gli hanno dato nuova vita, di questo dobbiamo ringraziare la regione e i sindaci del territorio che si sono dimostrati molto sensibili sull'argomento. Alpini in prima linea oggi in questa cerimonia, siete impegnati su vari fronti in questo momento, purtroppo le adunate sono state rimandate nuovamente a causa Covid. In effetti purtroppo la pandemia non ci ha consentito di poter fare anche quest'anno la adunata nazionale, comunque il tutto è rimandato al prossimo anno a Rimini e nel 2023 a Udine. Non vediamo l'ora di poter riavere una adunata nella nostra regione, quella di Udine, che quest'anno doveva essere svolta nel 45esimo anniversario del terremoto, tra l'altro oggi è il 6 maggio, quindi ricorrono i 45 anni da quella terribile scossa. Gli alpini sono sempre vicini alle comunità e, come diceva lui poc'anzi, questo è un luogo simbolo dove si ricordano tutte quelle che sono state le battaglie, le guerre, fino alle attuali missioni di pace. Qui non c'è nessun caduto, ma ci sono tutte le terre e le ampolle che ricordano tutti i luoghi dove si è combattuto. E se oggi abbiamo la possibilità di avere una democrazia è anche grazie ai tanti e tanti giovani che hanno sacrificato la loro vita e che ci hanno tramandato le opportunità che oggi abbiamo. Torniamo a Udine, domani è venerdì e riscatta il weekend di Udine sotto le stelle, manifestazione su cui viene espressa perplessità da parte dell'opposizione, in particolare del capogruppo di Prima Udine in Consiglio Comunale Enrico Bertossi. Il sostegno e l'affiancamento dell'amministrazione comunale alle attività economiche, dice, va fatto in tutte le zone della città e con costanza per tutto l'anno, viste anche le difficoltà ben note degli ultimi 15 mesi. Perseverare in manifestazioni come Udine sotto le stelle e Friuli Doc, che oltre a provocare pericolosi assembramenti di cui nessuno sente la mancanza
portano vantaggi a pochissimi pubblici esercizi in un ristretto numero di vie e piazze per tutta la primavera e l'estate, significa non voler comprendere che servono ben altre iniziative a favore del commercio, dell'artigianato e dei pubblici esercizi di tutte le zone di Udine, soprattutto in aiuto ai locali già penalizzati in queste settimane dal non avere spazi esterni e che vengono emarginati dalle iniziative del comune. Così dunque Enrico Bertossi. Oggi è il 6 maggio, una data importante, indimenticabile per il Friuli Venezia Giulia. 45 anni fa il terremoto. Saremo collegati per le celebrazioni di questa sera da Gemona in diretta nel nostro telegiornale alle 19. Lo saremo anche questa sera alle 21 nel corso dell'agenda. Oggi si ricorda il 6 maggio di 45 anni fa, quella notte che sconvolse il Friuli. Ne parliamo nell'agenda che per l'occasione andrà in onda con 5 minuti di anticipo per sentire i rintocchi delle campane di Gemona. Cercheremo indicazioni per il futuro, non soltanto memoria. Ne parleremo con Alessio Geretti, Franceschino Barazzuti, Tommaso Cerno e tanti altri ospiti. Tavi Zanirato sarà in collegamento con noi da Gemona. L'agenda proseguirà con i consueti contributi di Esther Soramel, Nino Orlandi, Marco Cucchini e Giulia Agostinelli. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a più tardi.